What the? Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su MotoGP 2014. Signori, siamo a Mugello, signori, siamo a Mugello. Mugello è la nostra pista d'eccellenza, una grande pista italiana che tutti noi amiamo, almeno a me piace da morire. Signori, quando ci daranno la possibilità di cambiare moto? Perché io non vedo ora di cambiare moto, è la cosa più bella. Nelle staccate più decise la moto potrebbe iniziare a sbacchettare, rilascia il freno e riaddrizzala per evitare di cadere. Questo è quando praticamente le gomme si inchiodano e la moto se ne va. Ma questo non è che funziona solo nei videogiochi, funziona anche con i motorini e tutto quanto. Quindi mi raccomando, quando andate sul motorino, io ve lo dico per esperienza, nel senso che l'ho sempre fatto, mettetevi casco e mi raccomando andate piano, non fate cazzate. Il circuito del Mugello è situato a 30 km a nord-est di Firenze, nella campagna toscana. Un mix di pieghe lente e veloci con ampie curve, lunghi rettilinei e sezioni paraboliche fanno del Mugello uno dei migliori circuiti. E poi dico una cazzata perché non ho mai letto. Andiamo a vedere lo sviluppo della moto come sta. Allora, ci abbiamo le sospensioni che stanno a 2, i freni che stanno a 2. Incominciamo a lavorare sul telaio. E fin qua tutto ok. Poi mi avete detto che se io vado su dati... Ah, vedete, ragazzi, siete fantastici. Allora, mi rimetto le marce, quelle belle aggressive di sempre, d'accordo? E facciamo il rapporto finale così. In più faccio anche... vado su dati e faccio salva assetto. E faccio accel, sarebbe accelerazione. Vabbè, famo così, accelerazione 1 e facciamo invio. Ok, quindi praticamente ogni volta che vogliamo facciamo accel 1 e carichiamo l'assetto. Una cosa che gli devo sempre dire ogni volta: un problema ingresso in curva, mi sembra strana, la moto è troppo lenta. E ok, mi sembra di aver visto qualche video fa un ragazzo che mi ha detto che se metto le molle più morbide avanti e più dure dietro, la moto dovrebbe andare molto bene. Se qualcuno lo sa ed è esperto, me lo può far sapere, così almeno fra 2-3 video ci mettiamo anche quei setting là. Piano piano facciamo tutto. Ok, Batman è sempre primo, non si muove da là, signori. Scendiamo in pista e facciamo il delirio, perché oggi mi sento carico. Mamma mia, sul Mugello voglio le grandi cose. Sul Mugello veramente voglio le grandi cose. Vai così. Momenti di lag per questo gioco. Che peccato, mamma mia. Io mi dispiace dirvelo sempre, ma è una cosa a cui tengo. Questo gioco veramente è il gioco del nostro canale, in pratica, no? È del nostro canale. Vedete, io dovrei registrare a 100 frame rate, oggi è fisso a 60. Va bene, fai come vuoi, non voglio sapere niente. Va bene. Qua vi ricordate che è bella tosta, eh? È bella tosta questa, eh? Ok, parlo della curva, perché comunque la pista del Mugello è bella, è bellissima. Però a livello di difficoltà, per esempio la pista di ieri, insomma, per voi è qualcosa per me è di impossibile proprio, cioè non c'è via di scampo su quella pista là. Perfetto. Poi signori, bandiere italiane, lasciamo stare. Mamma mia, lasciamo stare, grande il nostro paese. Se solo fossimo più intelligenti, sto paese sarebbe veramente un bijou. Sarebbe veramente un bijou. Però dai, piano piano magari la nostra generazione e la nuova generazione riusciranno a fare qualcosa, almeno si spera, dai. Ci proveremo, signori. Oggi mi sento molto nazionalista, non lo so, così patriottico, mi sento così. Andiamo, signori, siamo carichi, già l'ho detto. Questa l'ho presa malissimo ed è giusto che cado, ed è giustissimo che cado. Oh, buona visuale, non mi fa cazzate. Ok, quella là è una curva abbastanza difficile e bisogna prenderla un po' più larga, stringere parecchio verso la fine col il freno buttato proprio a manetta. E ok, qua posso dare più gas, perché comunque vi ricordo che devo abituarmi comunque alla moto 2. Qui vabbè, questa è la nostra curva per... vabbè, attenzione! Allora, questa sì, è la nostra curva, ma l'abbiamo fatta fino adesso in moto 3.
Quindi c'è da decelerare un po'. Che figata. Ogni volta che comunque cambi modo, cambia completamente il modo di giocare. Questa cosa è fantastica. A differenza di Forza Motorsport, che comunque si cambi auto e tutto quanto, ma diciamo che la macchina si adatta alla pista, d'accordo? Invece qua siamo noi che ci dobbiamo adattare alla pista. Comunque siamo primi. Torniamo ai box e vediamo che cosa abbiamo fatto. Abbiamo utilizzato due rewind, ma ci serve. Quindi no, siamo primi. Siamo primi. Facciamo salta a gara e diamoci giù. Sudato, Batman. Oh niente, Vinales, Lupin, Calio, Cortese, Argentera e Salam. Ma comunque sto sempre le stesse posizioni. Fateci caso, Batman è sempre primo, Salam è sempre ottavo. Un pilota può essere bravo, ma se non ha una squadra, una famiglia che crea una buona atmosfera, è molto difficile, quasi impossibile vincere un titolo o diventare un buon pilota professionista. Avete capito? Quindi scendiamocene in pista. Se non dico cazzati, setting già ce l'abbiamo, ma fatemi vedere. Voglio lavorare direttamente. Fammi vedere le marce, così almeno stiamo sicuri. Ma perché è meglio stare sicuri, ragazzi. Meglio stare sicuri, scendiamo in pista. Raga, cattivi. Cattiveria proprio. Eccolo qua, Gran Premio d'Italia Team. Team, voglio i soldi perché ti ho sponsorizzato. Quindi andiamocene qua. Attenzione. Attenzione, Lupin, Salam, Batman, Vinales. Non ho fatto una buona partenza perché mi sono dimenticato. No, invece non è vero, mai l'ho fatta. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Con calma, Con calma, Vai così. Con calma, con calma. Bene, benissimo. Benissimo. Signori, dobbiamo vincere sto mondiale. Cioè, ve lo devo dire io. Non penso proprio. Dobbiamo vincere sto mondiale. Mamma mia quanto sto guidando bene. Sul Mugello guido proprio bene, 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 bene. Mi piace da impazzire, mi piace. Comunque ve lo dico, appena mettiano e ci danno la nuova moto, ditemi nei commenti se siete d'accordo. Vorrei provare a mettere il massimo livello di difficoltà, dato che comunque abbiamo la moto nuova, più veloce e tutto quanto. Vorrei provare a mettere veramente la difficoltà proprio a schifo. Cioè proprio dici, non è possibile arrivare a quinti, cose del genere. Perché comunque ormai so entrare bene in curva, sono migliorato, sono ritornato il sudato di sempre. Ci è voluto un pochino, vabbè, ma ci sta, perché non è che uno nasce imparato. Però, signori, dobbiamo fare attenzione innanzitutto a non usare i rewind. Questa dobbiamo fare una sfida fra di noi. Dobbiamo cercare di non utilizzare i rewind. Ma vedete, signori, sul Mugello. Oh, signori, sul Mugello è casa nostra, Mamma mia! Non so se avete notato, semmai tornate un po' indietro. Stavo per fare un botto, signori. Meno male che ho tolto l'acceleratore e sono riuscito a recuperare. Madonna mia, signori. Madonna mia, una gara perfetta. Una gara perfetta fino adesso. Certo, mancano ancora tre giri, cioè. Ora, tra po' arriviamo a quello. Oh, eccolo. Ah, mamma mia. Vinales non ho visto, cioè non ho visto bene quello che ha fatto, ma da quello che vedo dietro comunque è Batman il primo, anche se c'è Vinales che sta cercando di superare Batman. Ma magari tu fai un botto così, Batman. Vieni, perfetto. Ho decelerato un po' troppo su questa, forse un pochino troppo, ma va bene, va bene. Ok, un pochino larga, ci sta. Vedete, loro sul rettilineo ci recuperano, c'è poco da fare. Quello è colpa del rettilineo, ma a me va bene così, perché comunque mi piace stare più sul misto. Ah, una cosa, scusatemi se sentite i suoni del TS, è che mi sono dimenticato da uscire del TS dei termosifoni. Perché, voi dite, perché non sei uscito dal gioco e non sei rientrato al gioco quando ti sei tolto dal TS? Perché se esco dal gioco mi tocca riavviare MotoGP, fare CTRL Alt Canch, far crashare il gioco e poi riaccendere tutto quanto. Cioè, quindi, raga, la prossima volta cercherò di fare più attenzione all'inizio, perché lo sapete, sto gioco purtroppo dà dei problemi. Quindi andiamocene così, andiamocene eccola. Tadara 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 tadara. Stiamo a proprio rompere i buci di culo, raga. Rompemo proprio i buci. Mamma mia, se li rompemo. Oh, questa è quella difficile che ormai ce la mangiamo. Ormai ce la mangiamo, signori. No, davvero, mi dite come sto guidando? Perché, ragazzi, guardate, sto veramente guidando bene,
Mamma mia. Ok, una bella frenata. E acceleriamo tutto a bomba, signori. E acceleriamo tutto a bomba. L'ultimo giro. L'ultimo giro. E ancora non abbiamo utilizzato nessun rewind. E ci sta, eh. Mamma mia. Oh, è fantastico sentire la moto che sta tipo col gas mezzo, cioè a filo. Appena arrivi a metà curva, glielo spalanchi tutto. Che poi in realtà non dovrebbe essere così, perché sennò fai un volo della puttana quando stai in strada vera. Però più o meno ci sta. Vedi, fai così. Con calma, qui perché mi sono grattato il naso. Ma penso che l'avete visto. Mi sono grattato il nasino. E quindi, ok, cerchiamo di ritornare belli puliti, eh. Cerchiamo di tornare belli puliti. Oh, Vinales ha superato Batman. Non ci voglio credere. Attenzione, dovesse fare qualcosa di intelligente sto Vinales. E tra l'altro salutiamo, perché sappiamo ormai che Batman, Vinales, Valentino Rossi segue la serie di Ciccio Gamer 89 di MotoGP. È proprio logico, proprio logico. Valentino, se stai seguendo questa serie, facci un saluto, mi raccomando. E andiamocene qui, signori. Vieni qua. Ok, ok, va bene comunque come curva, ci sta. Come curva ci sta. Oh, bene, 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 va bene, va benissimo. Perfetto, signori, vedete, stiamo dando giù pesante. Stiamo dando giù pesante, questa è la curva quella maledetta e ho capito come farla. Ok. I gordoli, quanto mi piacciono i gordoli. Perché i gordoli vanno utilizzati nel modo giusto. Cioè, se ne utilizzi troppo di gordolo, cadi. Cadi. Vedete, per esempio, adesso non sta andando bene. Sono riuscito a mantenerla. Mo' qua faccio un... per recuperare qualche secondo faccio... Vedete? Oh, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ho recuperato proprio tutto lo sbaglio di prima. Un'altra volta. Plim. Va bene, ci sta, ci sta. Qui potevo farla un pochino più stretta, ma... Oh, guardate come come strisciano le ruote dietro. Come struzzato. Signori, che gara. Che gara, che gara. Speriamo che ci danno una nuova moto per mettere la difficoltà maggiore. Perché, signori, qua stiamo dominando la MotoGP. Moto 2, ovviamente. Chi è arrivato? Oh, fermi tutti! Il parco chiuso, noi diamo uno sguardo alla classifica finale. Fermi tutti! Vinales secondo, Caglio terzo e Batman è quarto! Quarto! Batman è quarto! Te sei fatto recuperare le ultime due curve, Batman! Bravo, così si fa! 23 punti, signori! Cerchiamo di guadagnare un po' di punti adesso, perché se poi dopo mettiamo la difficoltà a quella folle, mo non so quale sia... A me ci danno giù pesante, ci danno veramente giù pesante. La sua felicità è più che comprensibile. Con questa vittoria è riuscito ad imporsi su piloti di grande talento. Oggi nessuno come lui. Ottimo, ottimo. Vediamo se... perché ce la dovrebbero dare vicino al T3, secondo me. Non mi ricordo se più avanti. Eccola qua. Il team per cui hai espresso una preferenza ti sta offrendo un contratto. Ci abbiamo la Pons HP40. La... Questa, che cazzo sei? Questa, questa è perché è la MotoGP. Questa è la Moto 2. Che ci stanno loro. Questa è Moto 3. Cose tipo, ma che cazzo vuoi? Perché dovrei ritornare in Moto 3? Qua ci sta Calio e Batman. Guardate, questa è la scuderia secondo me più forte. E invece questa qua ci sta Salam. Allora, io lo so già. Lo so già che comunque questa qua è un'ottima. È un'ottima casa. Ma... è molto più veloce questa qua di moto. Quindi, signori, io firmo con loro il nuovo contratto per la Moto 2. Entriamo nel team di Batman. C'è solo Marquez al Mugello. Corre una gara perfetta portando a casa 25 punti preziosissimi per il campionato. Pedrosa, non pensavo di certo di arrivare dietro a Marquez e Lorenzo, ma va bene così. Sudato vince la gara del Moto 2 dopo una testa a testa con Vinales. Tutto facile per Müller in Moto 3, vittoria e più 25 punti. Signori, la prossima volta se divertimo per davvero. Pollicione in su, commentate, condividete, venitemi a trovare nella mia pagina di Facebook e lasciateci un bel like, trovate il link in descrizione. Ciao!